Allora, siamo qui per dare il benvenuto al professor Sadık Kadınuk, che viene da Istanbul, dalla Doğuş University di Istanbul. È venuto nella nostra accademia tramite i nostri rapporti internazionali Erasmus. Voi sapete bene che l'ufficio Erasmus della nostra accademia funziona molto bene, e sia per quanto riguarda gli studenti sia per quanto riguarda i docenti, e da molti anni noi abbiamo rapporti di amicizia, di collaborazione con le università di Istanbul e soprattutto con la Marmara University e con la Doğuş University. Sadık è venuto nella nostra accademia e questa mattina ha realizzato un workshop calcografico ospitato dal professor Walter Battiloro, che spesso si presta ad ospitare i professori che vengono dalle altre università e per realizzare appunto seminari, workshop, conferenze riguardo la grafica d'arte. Ha lavorato con i nostri studenti e oggi qui abbiamo l'occasione di ammirare dei lavori di grafica che lui ha portato direttamente da Istanbul con l'aereo. Ha preferito esporre dei lavori di grafica non perché si occupi solo di grafica, perché lui è un grande incisore, ma si occupa, diciamo, utilizza i diversi linguaggi d'arte, quindi dipinge, utilizza la ceramica, il vetro, fa mosaici, lavora, progetta per i tessuti, eccetera. Ma come voi potete ben immaginare, questi lavori li ha portati con l'aereo e quindi evidentemente non poteva portare lavori di grandi dimensioni o lavori più pesanti. Sadık è molto conosciuto in Turchia perché ha realizzato moltissime opere pubbliche per Istanbul, sia in mosaico, sia in ceramica, sia in vetro. E quindi noi siamo molto, molto contenti, molto orgogliosi di averlo qui tra noi oggi, e speriamo di continuare un rapporto di collaborazione con la Doğuş University, con Istanbul e con tutte le altre università europee, perché riteniamo, diciamo, di grande valore, di grande interesse una condivisione rispetto ai contenuti, anche alle metodologie che riguardano l'arte contemporanea. E in un mondo, in una società come la nostra, dai confini così liquidi, è giusto confrontarsi, verificare e collaborare con le altre istituzioni culturali europee e anche oltre l'Europa. Quindi ringrazio il professor Sadık, ringrazio il professor Walter Battiloro, ringrazio il direttore che molto gentilmente ha dato a me la parola per presentarlo, ringrazio la dottoressa Di Marco che con l'ufficio Erasmus, diciamo, ci aiuta per quanto riguarda appunto questi rapporti internazionali, e poi ringrazio tutti voi, i colleghi che sono qui e tutti voi che siete presenti. Grazie. E ancora una volta la scuola di grafica ospita uno straordinario artista. Sadık Aldınok, ho avuto modo di vedere questa mattina molto, molto velocemente le sue grafiche, i suoi lavori, e vi assicuro che sono assolutamente straordinari. È quindi per noi un onore e un piacere averlo qui in questa scuola per realizzare questo workshop che, da quello che sono state le prime indicazioni che l'artista, il professore, ha dato,
consisterà nella realizzazione da parte di alcuni dei nostri studenti di una serie di piccole matrici, di un materiale plastificato sul quale saranno realizzate attraverso la tecnica diretta della punta secca una serie di lavori che il professore vuole mettere alla fine insieme nella fase realizzativa della stampa, con anche un'indicazione che è un po' il titolo di questo evento. Quindi credo sia una giornata particolarmente interessante per i nostri studenti e, come diceva Lea, è fondamentale che le nostre istituzioni vivano e si nutrano di quelle che sono le possibili contaminazioni di tutti gli artisti che operano nell'ambito della grafica d'arte. Siete, non c'è purtroppo, non c'è un ciotto, c'è credere. Karşılaştığımız plastik malzemenin sanata aktarılması teknolojik olarak bir veri tabanı oluşturmak idi. Prima di tutto, lui troppo piacere di stare qua e ringrazio per il vostro interessante. L'idea di questo lavoro è queste carte, quelle che usiamo nella nostra vita sempre, come carte di banca, carte di identica. E una come questa carta, una di nostra quotidiana, di nostra vita. E lui vuole creare un'opera d'arte come una cosa che usiamo sempre. Bunun ismine ben koyu çizbaş dedim. Çok ani, hızlı, çabuk, spontane yapılarak işlerim bir araya getirilerek tüm grup arkadaşlarımın işlerini yan yana getirip basmak istiyoruz. Questo tecnica si chiama çizbaş e questo significa disegno e stampa. È troppo spontaneo, troppo velocemente. Vogliamo fare tutti i lavori di nostra, tutti i studenti, insieme. Herkesin bir grup baskısı ve her bir çalışan, bu workshopta çalışan bütün arkadaşlarım birer tane iş olsun istiyorum. Quindi lui vuole tutti i studenti hanno un lavoro nella uno unico carta, un lavoro. Ayrıca bunu her zaman deneyebilirler. Teknolojik olarak da bu malzemeleri kullanmak, yeni bir şeye getirmek anlamına gelebilir. PVC esaslı malzeme, atık malzemeler yerinde bunları biz değerlendirmek istiyoruz. Atık malzemeler gibi. Questa opera d'arte con i materiali come il ciclaggio, e creare un'opera d'arte. E si può usare sempre, perché è un materiale che possiamo trovare dovunque. Ben öğrencilerime değişik ve farklı malzemelerin kullanılmasını sanata ve baskıya çok daha farklı boyutlar kazandırabileceği inancındayım. Per lui usare materiali diversi è troppo importante per creare un'opera d'arte in alta edizione. Fabrizio, bizim atölyemize geldiği zaman, o da bu çalışmaları onayladı. Burada böyle bir şeyin yapılmadığını şimdiye kadar yapıldı, yani biliniyor ama böyle bir workshop yapabileceğimi söyleyince ben çok sevindim ve Fabrizio da bu işte bayağı katkısı olan arkadaşlarımızdan biri. Quando Fabrizio è venuto a Turchia e lui ha parlato con il professore e anche lui è d'accordo che uno studio come questo non si è fatto, non si fatto in accademia, quindi loro hanno d'accordo di fare una sì, questo materiale usare una cosa nuova, quindi benim sanatımda özellikle serigrafi özgün baskı dediğimiz serigrafi, litografi, gravür. Ayrıca daha da bahsetti zaten birçok sanat yapıtlarını
ben çok gönüllülük olarak ele alıyorum. Yani sanatın tek bir yapı taşı olduğunu değil, çok daha farklı boyutlarda çok gönlü olmak amacındayım ve böyle de işlerimi sürdürüyorum. Buraya getirdim. Peki. Per lui, lui per, importante per un'opera d'arte di usare troppi materiali in ogni modo, non solo un modo. Bundan sonra da yapılan işlerde 1980-70'li yıllardan, 80'li yıllardan, 90'lı ve 2000 yıllardan içeride örnekler var. Değişik dönemlerde baskı örneklerim var. Yani benim bir tür işte yaşamımın çizgisi içerisinde küçük boyuttaki işleri getirebildim. Aynı zamanda serigrafi tek parça. Serigrafi ve gravür. Per questa ragione, a mostra voi vedete che ci sono serigrafia, litografia, qualche tecnica di lavori, quelle che ha fatto qualche diverse tecniche. Questo come racconta di una di sua vita, da cominciare dai 70 anni, 80 anni, 90 anni.